e conquistava il titolo di prima Miss dell'anno, è diventata proprio lei Miss Italia 2008. Con me per tutta la sera e con voi per tutta la sera, Miriam Leone. Ma non c'è. Tra 10 minuti metto il piumino anch'io. Ah, ecco, perché così svieni dopo. Sì, un po' freddino, però ti ricordi come ero l'anno scorso? Beh, eri più o meno così. No, peggio. Sei peggio perché non avevi gli stivali. Allora, oh, è la vostra Miss in qualche modo, la nostra Miriam, perché è stata eletta proprio qua un anno fa, la prima Miss dell'anno. Un anno meraviglioso per te, Ma ti immagini che emozione? Beh, sì, tornare qua per sei me. Sei tornata qua. Fascia di prima Miss dell'anno e stasera sarai con me tutta la sera, anche perché poi eleggeremo anche quest'anno la prima Miss dell'anno, ma quest'anno c'è una sorpresa, perché sarete proprio voi a eleggere tra 3 prescelte dall'organizzazione di Patrizia Mirigliani e di Enzo Mirigliani, ovvero la Miren, ma ne parleremo tra pochissimo. Com'è andata? Bene? Benissimo, Rimini è fantastica, voi siete tantissimi, ma spero che si riempirà ancora la piazza. Ancora di più, stanno cenando ancora, sì, tutti chissà qua. Quanti profumi. Allora, rivediamo un po' il momento dello scorso anno, quando sei stata eletta come prima Miss dell'anno. Dalla nostra regia, Maurizio Fagnosata, regia, approfitto per salutare e augurare buon lavoro a lui e a tutta l'esterna 1 di Milano. Ecco qua, vediamo se ci arrivano avrò le immagini. Avrò il compito Mamma. Di proclamare ecco. La prima Miss dell'anno. Mi raccomando, a 22 anni, vediamoci. Siciliana, viene da Catania, ha bisogno del vostro calore. Dovete fare l'applauso più forte tra tutti quelli che avete fatto fino a questo momento. Per Miriam Leone, prima Miss dell'anno. Maestro di amici, sta sempre lì, col suo cappotto. Questo un anno fa. Le note di zucchero. Che tenerezza. Poi andiamo direttamente a Salso Maggiore. Andiamo a Salso Maggiore quando sei stata eletta appunto Miss Italia 2008. Una Miss Vediamo. Italia bellissima, uno scontro come sempre tra due ragazze. Miss Italia. Catanesi. Catanesi, 2008. È vero, la Sicilia protagonista. Mamma. Con il numero 97 Miriam Leone. Giancarlo Giannini e Henry Garcia, i presidenti. È un'edizione bellissima, appunto, questi due meravigliosi presidenti e questa bellissima Miss. Grazie Carlo, grazie di questo regalo perché per me è commovente rivedere. E poi tante cose, tanti in giro per l'Italia e un calendario bellissimo che vi consiglio di cercare anche su internet e di scaricarlo perché è molto bello quello di Miriam, fatto da tanti fotografi giovanissimi. Quattro diversi fotografi che mi hanno ripreso in 4 situazioni e storie completamente diverse, tutto in bianco e nero. Vediamole queste foto bellissime, questi sono anche il backstage. Esatto, sì, ci siamo divertiti molto, devo dire. A biliardo, brava. Sì, faccio il meccanico. Tutto? Sì, sì, esco dai laghi. Beh, questa è Miss Italia 2008, Miriam Leone. Buonasera. Vi ho detto che sarete voi protagonisti a votare la prima Miss dell'anno di quest'anno, scegliendole tra queste 3. Spostiamoci. Come che no? Stanno per entrare. Alessia De Veneri, però nel tuo cuore, proprio il tuo preferito. Le 3 ladre e Occhi di Gatto. Chi? Occhi di Gatto, voi ve lo ricordate? Sì. Ah, Occhi di Gatto, perché hai un po'. Aspetta, come fa? Esatto. Beh, poi un altro, dimmelo un altro. Beh, pensavo anche Kiss Milicia. Le sono Kiss tutte. Milicia. Poi un altro. E poi come dimenticare i terribili, fantastici, bellissimi omini blu, tu ricordi come si chiamavano? I Puffi. Ecco, la. Beh, allora quest'anno vai, anche se non sono laureata, non sono professoressa. Rita, medico esperto in liposuzioni, trasforma il grasso delle pazienti in carburante per la sua auto. È vero o falso? Allora, queste sono notizie del 2008. Questo è vero o falso? Vero? Bravissima! Risposta esatta, è vero. Come ha fatto questo medico? Scusa? Sai dove è accaduto? A Los Angeles, con il consenso delle pazienti è successo questo. Poi però, siccome la legge non lo consente, dovete sapere che il medico è sotto inchiesta. Ecco, hai capito? Perfetto. Signora, lei ha vinto cosa? Un televisore LCD da 40 pollici, che bello! Buon anno! Auguri! Grazie mille, buon anno anche a voi! Ciao, Rita! Sì? Ci rifà sentire l'urlo di felicità del 2009? E ora non mi torna più, andiamo con la domanda. Scienziati italiani realizzano una casa comandata con la sola forza del pensiero. È vero o falso? Vero.
Bravissima, vero, è bravo, vero. Esatto, bravo. È vero. Dove è successo? Sai come si fa? In Italia, come si basta fa? Una cuffia munita di elettrodi e un computer per aprire o chiudere porte e mettere in funzione elettrodomestici, luci, stereo e TV. Ora quindi provo, è vero. Aspetta, mi metto la cuffia, ma il Gioglio sparisci, sparisci. No, no, ma non è un elettrodomestico. No, non ha funzionato. Allora, cosa ha vinto la signora? Signora, lei è fortunatissima questa sera, vince un viaggio per due persone a Londra. Oh, man. Signora Oriana, lo sa l'inglese? Grazie. Lo sa l'inglese? Allora, una zanzara fa arrestare un ladro grazie al DNA del sangue che gli aveva succhiato. Vero o falso? È successo veramente o no questo? Sì. Eh? Vero. È vero, è vero, brava. E dove è successo? È accaduto in Norvegia, pensa? E la zanzara era nell'auto utilizzata dal malvivente per la fuga. Che sfiga questo qui, eh? Eh sì, abbastanza sfortunato. Su Rai 1 a quest'ora è meglio dire sfortuna. Sfortuna, scusate. Perfetto. Scusate. Però gioca, la signora è stata fortunatissima perché ha vinto una crociera nel Mediterraneo per due persone. Brava, arrivederci. Buon anno. Auguri. Buon anno. Beh, andiamo con la domanda del vero o falso di questa sera. Eccoci. Vogliamo sapere se è vero o falso che è in funzione a Okinawa il primo bus che si muove grazie a potenti getti d'aria. Vero o falso? Vero. Eh? Non ho capito, non ho capito. Che nemmeno detto? Io ho capito, non ho sentito. Vero? No, non ho capito bene, signora. Signora, non ho capito bene, può ripetere? Falso? Ah, ecco, ora no, scusi, ma qua con il calore di Rimini avevamo capito vero, vero ragazzi? Invece lei aveva detto falso. Sì, falso. È bravo, sì. Falso, è stata falso, bravissima, ha indovinato bravissima. Subito. Infatti è falso perché a Okinawa in Giappone ha recentemente esordito il primo bus anfibio capace di muoversi sott'acqua. Sott'acqua, in acqua, scusa, d'acqua. Scusa, in acqua, anfibio. In acqua. Che cosa vince la signora? Che meraviglia, un televisore LCD da 32 pollici. E auguri. Auguri, buon anno a tutte e quattro. La leggo, Vai. A 82 anni prende la pillola blu e la moglie, spaventata, chiama la polizia. Vero o falso? Ora voi tutti, vero! Scusa! Mi sa che questa notizia l'avete letta tutti, eh? Vero o falso, signore? Vero, vero! È vero, vero, È verissimo, è verissimo, ed è accaduto a Palermo. La moglie si è preoccupata perché il cuore del marito era già malandato e quindi pensava non potesse reggere all'eccitazione, Carlo, hai capito? Quindi ha chiamato... Non solo ha chiamato la polizia, ma è stato necessario anche l'intervento dei figli per riportare l'uomo alla ragione. Benissimo, salutiamo questo signore, auguriamo un 2009 spettacolare, vediamo che cosa ha vinto la nostra signora. Signora, che meraviglia, lei vince una crociera ai Caraibi per due persone. Eva! Oh, wow, grazie, buon anno, grazie per aver giocato con noi.